Perfetto. Eccoci qua, nella cucina del Grigio. Il Grigio Chef sono io. Com'è? Ingredienti semplici. Grande effetto. Oggi arrosto di vitello. Cosa serve? Un chilo di fesa di vitello, 40 grammi di burro, salvia, rosmarino, olio, sale, pepe, del brodo vegetale e un bicchiere di vino buono. Benissimo, buongiorno, tutto a posto, bene. Oggi facciamo un bel arrostino di vitello. Ieri sono andato dal mio amico macellaio e ho trovato questo bel pezzo di fesa francese, la fesa, la parte della coscia, parte nobile della coscia, nobile, lei poi è abituato con i nobili, con i guanti bianchi, perfetto. Bene, iniziamo subito, bando alle ciance, via, burro e ci mettiamo anche un bel po' di olio. E lasciamo sciogliere il burro. Bene, il burro si è sciolto. Guarda che bel pezzo di carne, no? Facciamo vedere bene, guarda qua. Bel pezzo, molto magro, eh. Si può usare naturalmente anche un pezzo di spalla, per esempio. Oppure anche il cappello del prete. Il cappello del prete si può usare anche quello a fare arrosti. Parte un po' più grasse, ma comunque sempre buone, eh. Bene, a questo punto cosa facciamo? Lo lasciamo rosolare girandolo su tutti i lati. Ecco qua, mi raccomando, cosa da non fare è girare magari con una bella forchetta, un bel forchettone, che poi andate a bucare la carne e fate uscire tutti i liquidi, che poi diventa grande effetto. Quindi, cucchiai di legno, piano piano. Ecco qua, ultimo lato. Beh, direi che dopo averlo fatto rosolare bene, 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 tutti i lati. Perché l'abbiamo fatto rosolare? Lei lo sa? Per? Ah, ecco, per chiudere tutti i pori, eh? Così, tac! Tutti i suoi liquidi rimangono all'interno. Beh, sfumatina! Ah, oh, fantastico questo! Un Riesling italico buonissimo, pareva. Tac! Chiaramente qui aspettiamo che il vino sfumi e poi aggiungiamo salvia e rosmarino. Una salatina, semplice, 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 troppo semplice. Vabbè, semplice ma... Bene, il vino è sfumato, direi che salatina. Giriamo. Salata ancora. Che miseria. Allora, magari, ecco, la carne non è... L'intingolo che non serve, vabbè, ci mettiamo salvia, i due ramettini di rosmarino. Bene, direi che a questo punto possiamo iniziare con il nostro brodo. Quindi andiamo a coprire, diciamo, due dita di brodo all'interno della padella, copriamo e facciamo cuocere a fiamma lentissima, segreto, per circa 2 ore. Fiamma lenta, bassissima, ecco qua. Perfetto, ci vediamo fra 2 ore. Bene, qui dovremmo esserci proprio, eh sì, è giunto il momento di tagliarlo a fette per poi terminare la cottura. Forchettone, bellissimo, bravo. Tenerissimo, vedo. Tenerissimo. Lei proprio, mano. Vediamo un po'. Ah, fantastico, sì, sì, bellissimo. Perfetto. Tolga pure la forchetta. Mettiamo nel sughetto così si ammorbidisce bene. Andiamo a togliere un po' di questo e lo mettiamo così sopra. 10 minuti, sempre fiamma bassa, e poi ci siamo. Cosa dice? Ci siamo, no? Sotto pentola. Piatto. Vabbè, ecco qua, oh, che spettacolo.
due fettine, no, due. Diciamo che possono bastare due. Mi alzi magari un po' la padella, no, non così. Di lato che io prendo un po' di succhetto, poi glielo mettiamo sopra così, Bravissimo. Beh, e a questo punto, cotto, speriamo.